andato a ricercare anche quelle che sono le testimonianze degli artisti sorrentini nell'ambito della processione del Venerdì Santo. E in questa ottica volevo salutare quelli che sono qui con noi questa sera, Marcello Aversa, che da pastoraio di presepi è diventato anche pastoraio delle processioni del Venerdì Santo. I pastori in miniatura di Marcello Aversa ormai sono in giro per il mondo, e quindi la processione del Venerdì Santo, la nera o la bianca e le altre iniziative della penisola sorrentina, attraverso i pastori, attraverso le immagini di Marcello Aversa, immagini di, diciamo, di pastori tra virgolette, hanno fatto il giro del mondo. Saluto ancora Valentino Minaccia, dico bene, più Gieci, scusatemi, la famiglia Ambrosino, perché la famiglia Ambrosino ha portato avanti quello che è una testimonianza storica di un aspetto irrinunciabile della processione del Venerdì Santo, il coro del Miserere. È una generazione che si rinnova, credo, per la terza generazione, vero Nino? Poi dopo ce ne parlerai, gli Ambrosino sono la terza generazione. E poi ancora Bruno Balsa, il pittore, che ha rappresentato attraverso immagini della penisola, della processione della vera penisola. Poi salutiamo i rappresentanti delle Arciconfraterne, di Santa Monica, che è qui rappresentata dal priore Salvatore Russo. L'Arciconfraternita dei Servi di Maria e l'Arciconfraternita del Santo Rosario, che hanno proprie delegazioni. Dicevo prima che le processioni in penisola sorrentina tra giovedì e venerdì santo sono 20 processioni organizzate da tantissime arciconfraternite della penisola sorrentina. Su questo aspetto dopo ci sono i ragazzi del liceo Salvendi, che sono qui per l'alternanza scuola-lavoro, a parlare molto più diffusamente di questo aspetto. Io di questo progetto cedo il microfono all'avvocato Gaetano Milano, amministratore delegato della Fondazione Sorrento, che ci ospita per questa mostra, e soprattutto perché l'avvocato Gaetano Milano ha dato un'apertura verso i giovani che devono percorrere questo itinerario di alternanza scuola-lavoro in maniera sinergica, concreta e soprattutto attraverso un'esperienza importante per i giovani. Si sente tanto parlare delle difficoltà di inserire i giovani in questo percorso di alternanza scuola-lavoro. Vi assicuro anche da docente che l'avvocato Gaetano Milano ha dato una grossa mano agli istituti, ai docenti e agli alunni. Buonasera a tutti, io sono una persona meninica a parlare delle processioni, quindi mi limiterò a dare alcune informazioni di servizio. Intanto consentitemi di fare un ringraziamento ai miei compagni di viaggio, cioè ai consiglieri di amministrazione della Fondazione, Michele, Savarese e Paolo, che sono qui presenti e che in effetti in qualche modo hanno contribuito a costruire questa specie di alchimia con la quale noi, diciamo così, portiamo avanti le attività della Fondazione. Questa per noi oggi rappresenta un inizio, è l'inizio del 2018, è la prima attività culturale del 2018, dopodiché andremo avanti senza più fermarci fino alla fine dell'anno. Dopodiché anche l'anno prossimo ci fermeremo un mese e poi ricominceremo. E diciamo, devo dire che è particolarmente sentito anche da, diciamo, un po' da tutti quelli che lavorano qua dentro, iniziare l'attività culturale di quest'anno con una, in qualche modo un viaggio verso quelle che sono le nostre tradizioni, quella che è la nostra cultura. Voglio dire, è un momento che deve essere, come dire, di bellezza, però anche di contrimento, di viaggio all'interno di se stessi, anche perché ci aspettano delle sfide particolari, dei momenti particolari dove la collettività ha bisogno di punti di riferimento nei quali ritrovarsi.